Francesco Scurato un'altra emozione, vedere il sorriso dei bambini. 13 bambini ospiti del pranzo della fratellanza, usciti dall'ospedale apposta per questo gesto simbolico di un assegno da 3.750 euro. Ma guarda, già mi hai fatto la domanda nominando bambini, già mi commuovo. Avere i bambini insieme fa vedere che proprio anche le persone sono più generose. Ecco, uno anche delle motivazioni è quello. È vero che ognuno di noi è generoso a modo suo, ma vedendo quei bambini e in mezzo a noi ti poni tante domande, che quello, e le risposte che dice quello che noi facciamo è per cui pochissimo, è pochissimo quello che facciamo per loro. E speriamo di poter continuare anche per i prossimi anni. Il più grosso ringraziamento va al gruppo dei volontari, perché siamo tutte persone che l'età media nostra del gruppo è di 70 anni, l'età media. E queste donne e uomini rubano del tempo ai propri nipotini, ma non per un giorno, due, tre, quattro, perché la programmazione, la preparazione, andare a chiedere alla gente che ti dia anche del materiale per poter fare la lotteria. Sono, come dicevo, 3.750 euro. Abbiamo detto 13 bambini che erano in mezzo a noi, ma c'erano ancora 26 genitori che erano nostri ospiti. Cioè, questo va detto, certo. Va detto anche. Non è per niente. Niente, grazie al dottor Lavurati che grazie ci permette di, così, di poter fare questa cosa. E non siamo i soli a crederci, ma c'è tutto il nostro gruppo dietro. Grazie. 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 Altro grande successo per il pranzo della fratellanza che giunge al terzo anno. Un altro successo. Un altro successo, ok. Sono contenta, non pensavo di avere tante persone così. È stata una cosa grande, boh, cosa dire, sono felice. Grazie a tutti, a loro che sono venuti. Dottor Laudati, Venaria risponde sempre alla solidarietà. Sì, è la quarta volta che Venaria ci aiuta per la ricerca in campo ematologico pediatrico, ma quello che voglio dire è sottolineare il lavoro che e lo stress che anche hanno le persone che devono preparare questo avvenimento. Si pensa sempre di avere troppa poca gente, poi si pensa che siano troppi e che non ci sia posto abbastanza, poi si pensa che la roba non sia sufficiente. È veramente una cosa che neanche uno farebbe per la propria famiglia, invece questi volontari lo fanno per gli altri, e questo è il grande merito di questi volontari, per cui li ringrazio moltissimo. Grazie. Un bel ricavato che abbiamo dato parte alla nostra parrocchia, e qualcosina abbiamo dato anche alle altre cariche. Io, quando parlo di questa cena, mi prende il nodo alla gola, perché è stata una cosa